Cacchio, mi sono dimenticato di fare il vlog di fine 2023. Beh, facciamo il vlog di inizio 2024. Sì, ma mi serve un'idea. Ce l'ho! Farò il solito bel vlog di merda. 6 and a half hours later. Se non traballa troppo, fantastomondico, come andiamo? Sto cercando di far star fermo il telefono. Sapete che io faccio sempre questi vloghetti così, con il telefono, come gli youtuber bravi. E c'ho una clip di quei bracci gomosi, snodabili, che si attaccano alla scrivania. Bene, io e Gianfranco qui dietro ti facciamo i nostri auguri di buon anno, come va? Come va? Sono il solito scomparso della vita, lo so. Sono pessimo. Pubblico delle cose, soprattutto per gli abbonati per il momento, ma ci arrivo a spiegarvi. Adesso arrivano le cose, arrivano. Io vi vedo che siete degli scalpitanti per avere fantastomondiche novità. Mio caro fantastomondico, che non sono io. Che continuate. Poi io lo accetto perché ormai va bene. Sono fantastomondico, va bene. No. No, il Fantastomondico è il canale, il Fantastomondico è un pianeta. Siete voi il popolo Fantastomondico? Io chi sono? Io sono Francesco, Francesco sì, che si presenterà in alcuni video del futuro. Di che cosa sto farneticando? Sì, voglio cominciare a fare i video da youtuber come quelli bravi. Sì, forse più avanti. Ecco, una cosa che mi piacerebbe fare, propositi del 2024, non ho pippato cocaina. Semplicemente ho un sacco di robe in testa da dire. E non so in che ordine perché non ho voglia di farmi scalette, di prepararmi, non ho voglia di pensare. Un dramma in cui esploro anche proprio la memoria e l'intelligenza, perché sono quasi certo di essere stupido, però in una maniera di Geniale. intelligenza socratica, ecco. A niente, è un anno di libertà, è un anno. Veniamo da un altro anno di cose belle, di cose di rivoluzioni, di cose che succedono, di cose che finiscono di succedere. Ecco, quindi, propositi per il 2024, fare i video come quegli youtuber che influenzano gli altri che fanno il loro stesso mestiere in cui ci si presenta con cose tipo: Ciao, sono Francesco, sono un voiceover talent e adesso ti spiego come faccio il mio lavoro. Sì, torneranno i registramondi. Però questa volta non più come facemmo ai tempi, rivolti solo a chi comincia, ai beginner, agli hobbisti, ma a chi vuole fare queste cose per lavoro. Quindi non solo gli audiolibri, ma anche il voiceover, lo speakeraggio, le attrezzature, i podcast, non lo so, parleremo un po'. Vi farò vedere, come al solito, quello che io faccio, perché io non ne sogno assolutamente di dirvi si fanno così le cose. Io che sono Francesco, che sono un voiceover talent, che ho fatto degli audiolibri, che faccio ancora degli audiolibri, che è la cosa mia preferita, fare gli audiolibri, ma faccio anche tutto il resto, sono decente come speaker, tanto quanto sono un pessimo youtuber. Sì, me lo dicono spesso, dovresti pensare meno alla qualità degli audio e pubblicare più cose pop catchy che ti portano il click, ma non me ne frega un cazzo. E infatti è avendo questa testa di minchia del io voglio la qualità audio che arrivo qui con nuove cose che ho voglia di raccontarvi. Non so quando comincerò a farlo, ma lo farò, racconterò a voi, racconterò a chi arriva su questo canale. Buongiorno, sono Francesco, sono un voiceover talent e in questo canale ogni tanto vi spiego quello che faccio. Sì, questo è uno dei propositi. Poi ce ne sono altri, ci sono titoli che stanno arrivando che voi neanche ve li sognate, perché in passato avevo detto questa roba non la voglio fare perché è troppo lunga. Libroni. Ah sì, ho quasi finito, Emma. Nelle prossime settimane, dalla prossima comincerà, credo, a uscire. Ripubblicherò. Infatti, se state ascoltando Emma dal caricamentone dei primi 20 capitoli che adesso è sul canale, vi consiglio di andare a segnarvi dove siete arrivati, perché quel video sparirà e ne ricaricherò non uno, non due, ma tre. In tre volumi, Emma. Sarà finito entro la fine di questo mese per gli abbonati e per i non abbonati, perché ci abbiamo messo quello che basta. Io ho voglia di andare avanti, ho voglia di fare nuove cose adesso che ho finito gli audiolibri del commissario Mariani. Tra l'altro, per chi non lo sa, ecco, io gli audiolibri non li faccio solo qua su YouTube, ma anche per altre piattaforme. L'anno scorso li ho fatti per un editore
molto importante, che è il narratore. E quindi se cercate sul sito ilnarratore.com, ma anche su Spotify, su Audible e Storytel, trovate Il commissario Mariani di Maria Masella. Ci sono 15 titoli che ho fatto io. Adesso quell'esperienza è finita e ho deciso di prendermi di nuovo un po' di tempo per fare il fantastomondico. Quindi cosa ci aspettiamo? Nuovi audiolibri? Non voglio fare discorsi di scadenze, di ogni tot di pubblico questo e quello, perché abbiamo capito dopo quasi... Sapete che verso febbraio dovrebbe essere? Febbraio, marzo... Sono 5 anni di canale, meglio, 5 anni che faccio questa cosa con continuità, perché il canale nasce nel 2016, ma era un contenitore di cose che ci buttavo dentro ogni tanto. Adesso invece abbiamo una bella continuità da 5 anni, ecco, e in 5 anni di esperienza abbiamo capito che io non so rispettare delle scadenze. Quindi, ecco, l'idea, no? È come le leggi dei pirati, no? È più una traccia. Ecco, la nostra traccia al momento è: ogni mese faccio un gruppetto di racconti che escono in raccolte, come sto facendo con Solomon Kane, no? Che vedete che escono in volumi, escono in gruppetti. Ecco, mentre porto avanti anche dei romanzi. Dopo Emma arriverà qualcos'altro. Se volete spippettarvi il cervello, vi posso dire che è qualcosa che ho cominciato su questo canale, c'è il suo inizio su questo canale, ma non sono mai andato avanti, e questa volta voglio proprio schiacciarmi questo brufolo di finire quel libro, così poi posso andare avanti. Ma poi faremo cambiare ancora le cose, come abbiamo sempre fatto, insomma. Magari più avanti diventerà un canale di soli racconti, tutti caricati singolarmente, come in realtà sarebbe meglio fare, ma credo per l'algoritmo, questa bestia schifosa dell'algoritmo, ma noi ce ne fottiamo anche di questo, sì. Quindi, audiolibri, racconti, il registramondico che torna per quelli che vogliono spenderci soldi e farne un mestiere, sì, queste cose ce le abbiamo. Vi volevo dire qualche altro inutilissimo appunto. Non so ancora come fare a riprendere a fare delle live, ma prima o poi ci penseremo. Ma sapete perché, più che altro? Perché fare live vuol dire registrare a delle ore in cui, se io registro, e l'abbiamo visto in live di lettura mie passate, io ecco, se registro la sera, cappello di brutto, faccio schifo, ok? Io registro la mattina, io performo la mattina. Infatti anche i registramondici vedrete che saranno dei video registrati, li devo fare di mattina. E chi è che c'è di voi? Scrivetemelo, scrivetemi nei commenti. No, io di mattina ci sono, se fai la live di lettura la mattina. E quindi penseremo anche a quello. Poi c'era qualcos'altro che vi volevo dire? Adesso andiamo avanti con Mario. Sto scrivendo il prossimo capitolo. Maledetti la vostra scelta. Perché mi fate sempre le scelte più zozze? Per chi non lo sa, Mario, lo zozzone di Porta Maggiore, è il protagonista di un racconto a bivi che stiamo portando. Ci sono i primi 3 capitoli online. Alla fine di ogni capitolo io vi do 2 scelte, poi forse più avanti diventeranno più di 2, e voi mi dite come far andare avanti la storia. Il problema è che mi dite sempre: basta. Sì, io vi voglio bene, fantastomondici bastardi. Quindi sì, andiamo avanti con Mario adesso e smettiamo per un po' le creepypasta. Avete già visto, non le sto più facendo perché ne ho un botto di abbozzate lì, però penso di avere voglia di fare altre cose. Forse arriverà qualche Sumatra di San Valentino, ma non ve lo prometto. Quello che vi prometto è che cercherò dei momenti in cui rimettermi su quell'altra cosa che ho iniziato qua sul canale, che non ho mai proseguito, che sono quei racconti dark fantasy che sono sempre là nel cassetto, che ci voglio tornare a lavorare, ma non faccio mai, prendo un sacco di appunti, ma non trovo mai il tempo, l'ispirazione, perché sono delle prose liriche in realtà.
dei racconti che non sono proprio la classica narrazione con il classico protagonista che ha il suo arco narrativo, che sono due coglioni così, questo tipo di... No, non ci ha fatto due coglioni così, però io ho voglia di spaziare anche ad altro, insomma. Saranno dei racconti che servono più che altro a raccontare un mondo, più che i suoi personaggi, che saranno questo veicolo, un mondo che c'ho in testa, oscuro, brutto. Ma adesso quanta carne vi metto al fuoco, quante cose vi dico, e voi sarete lì che, se non avete già chiuso il video, vi ringrazio, ma siete folli. Cosa avete capito di questo vlog? Io? Niente. Voglio